Oggi abbiamo avuto l'occasione, diciamo, di dimostrare, di presentare in anteprima quello che è la struttura delle linee guida ANCI sulla costruzione dei sistemi di prevenzione della corruzione, perché attraverso il progetto Agenda 190 abbiamo capito che la vera sfida, che è quella di riuscire a stare al passo con l'evoluzione, diciamo, nella costruzione di sistemi efficienti di prevenzione della corruzione, è proprio quella di avere un approccio sistemico, un approccio che consenta al responsabile anticorruzione, quindi nei comuni il segretario comunale, di avere l'alleanza e un patto, diciamo, di intervento tra l'organo di indirizzo politico e tutta la struttura organizzativa. Il sistema di gestione con questa chiave può aiutare a costruire dei buoni piani anticorruzione. Accennavi alla necessità che l'indirizzo politico, che la parte politica, elaborasse una paginetta, l'hai chiamata, di input per il responsabile, per chi poi deve. Perché questa necessità? Sì, sicuramente perché ci siamo resi conto che il responsabile anticorruzione da solo non è in grado, ma non ha neanche né le responsabilità né, diciamo, anche il ruolo per prendere delle decisioni. Quindi è bene che l'organo di indirizzo politico dia una serie, diciamo, di input che possono aiutare, diciamo, ad affrontare, se si vuole veramente affrontare la prevenzione della corruzione in modo sostanziale, in modo, diciamo, reale e concreto. Faccio degli esempi. Se siamo di fronte a un'organizzazione, diciamo, che presenta delle carenze di organico, delle carenze di competenze, delle carenze a livello informatico, questi vincoli possono essere vincoli che possono, diciamo, inficiare la bontà del sistema, del piano anticorruzione. Quindi, diciamo, un passaggio con l'organo di indirizzo politico per renderlo partecipe di questo processo, di questo progetto, secondo noi è importante.